benvenuti al playoff, alla finale playoff di Serie C da Peppe Di Giovanni e Mirko Luparelli. Una partita quella fra Coms e TNT, fra i terzi classificati e i sesti classificati di questa Serie C. Due squadre che forse hanno espresso il miglior gioco in questo campionato. Coms capolisti per 5 giornate su 13, TNT squadra dal potenziale offensivo enorme, bene 5 giocatori in doppia cifra. Una squadra che veramente possiede tutte le armi per battere i Coms, infatti lo fece nella terza giornata con i gol allo scanere di Riccardo Di Giovanni, una partita pazzesca che finì 6-5. Una difesa però quella dei TNT molto allegra, 72 gol subiti, 83 quelli segnati, quindi secondo miglior attacco della Serie C. Per i Coms United una grande solidità, 41 gol subiti, terza miglior difesa e 64 fatti. Una grande partita ci aspetta, Coms TNT, terza contro sesta. Calcio di punizione per i TNT che hanno avuto problemi nella difesa, addirittura sono la gara in cui hanno preso meno gol. Occhio a Modica, gran sinistro che viene respinto dal portiere Faraone con molta sportività, che la propria si rialzi, gran filtrante per Calabrese che manda alle stelle un'invenzione di Romeo, l'occasione migliore sui piedi del fantasista di Corso. Ma perché è normale che avendo tutta questa qualità, quando tutti girano bene, allora una squadra del genere è destinata a vincere, soprattutto in questa Serie C. Calcegi, buono il break, buono il sinistro, è un gran gol del capitano dei TNT, di collo pieno, batte Pezzino, intercetta la gangone, rimessa laterale e porta in vantaggio i TNT. Forse duro dei TNT, dovevano riuscire a trovare spazi, è l'unica occasione in cui appunto Calcegi ha trovato spazio per tirare, ha piazzato questo gran tiro su cui il portiere... E sbaglia ancora Buffa Maggio! Maggio! Il blackout dei Coms, i TNT, adesso sul velluto, 2-0. E questo è un errore che non si deve commettere, perché va bene prendere un gol, ma niente è compromesso. Lasciare questo corridoio centrale agli avversari è molto pericoloso, infatti i TNT hanno castigato i Coms e adesso sarà veramente dura. Volute delle combinazioni di risultati veramente pazzesche e sono arrivati poi sesti perdendo il match con il Marco. Infatti non... Culella aggancia bene, sfiora il palo con il di destro, gran volè di Culella, che è bravissimo a girare con il piede pivot quasi da giocatore di basket. Ancora per la Barbera, guardate il pallone, come non ci sono errori, a parte questo di Pezzino, però Culella prova a girarsi sempre con il suo classico movimento, cerca il destro e la deviazione finale di Pezzino, 2-1, la partita è riaperta con il bomber, sempre lui, Culella. Palla che resta lì, addomesticata da Romeo, che deve mettere ordine, 3 contro 2 possibile, palla larga per il Leone con il destro, Calabrese non ci ha creduto, grande occasione per i Coms United. Se ne incarica Calabrese, barriera a 2, sale a destra Benny Leone, subito preso da Modica, calcia Calabrese, calcia con il cuore e pareggia per i Coms United, sorprende Trapani, complice perché non tiene il primo palo, il pareggio dei Coms con il loro uomo migliore che aveva giocato non benissimo, ma con questo gol si riscatta alla grande. Grande giocata di Maggio che lui due uomini, ancora Maggio cerca il destro, se ne va Maggio, viene fermato da Romeo che fa ripartire lo stesso Culella, di tacco Culella per Romeo, ancora Romeo, rientra sul destro, interviene Maggio, blackout TNT, Culella, Trapani interviene, arriva Romeo, salta Maggio, palla sul destro! Che gol di Romeo che passa su Maggio e con il destro probabilmente manda i Coms in Serie B. È quello che ti dicevo io Peppe, le amnesie difensive dei TNT sono state determinanti nel risultato, non si può lasciare due avversari in questa maniera soli, hanno avuto tutto il tempo di aggiustare la situazione, di concludere la rete. Ma Modica non ci sta, è un sinistro pazzesco, ma altrettanto strepitosa la risposta del portiere Faraone. E adesso è un match bellissimo, quello che ci aspettavamo noi Peppe. Non si spiega perché entrambe le squadre in una situazione positiva di vittoria, di pareggio. Calabrese da terra, si inventa il gol che seppellisce la partita. Adesso sì che i Coms possono cominciare quasi a festeggiare. Toppato da Maggio, centrale per Modica, vince il rimpallo con Calabrese, si inserisce Adriano, Calcegi, che parata di Faraone, come un gol, salve il risultato. Contro uno contro Monte, ancora Maggio, per Puccio, 3 contro 2, Calcegi, calcia troppo sul fondo. E se anche Adriano Calcegi sbaglia queste occasioni, vuol dire che i TNT sono un po' alla frutta. Supporta Puccio a tutto campo, adesso Puccio. Serve largo Calcegi, buona la cancia, Lude Calabrese, Tramontana, Calcegi! Palla ancora sul fondo, grande momento adesso del TNT.
serve ancora Puccio. Puccio si gira sul sinistro, viene fermato da Leone, c'è Colella là solo, Leone fino in fondo, Leone va via, Leone! Prendi Leone! Cost to cost, tutto il campo, 5-2, è la corsa della vita, è la corsa della Serie B. Eh sì, questo è il gol che definitivamente consacra i Coms alla Serie B, grandissimo il gol di Leone che ha letteralmente bruciato la fascia sinistra e ha concluso con un gran tiro che non ha lasciato scampo al portiere Trapani, partita definitivamente chiusa, servirebbero 4 gol TNT ed è un po' difficile a questo punto trovare. Partito Maggio, bravissimo, Mario Buffa a intervenire, Maggio però torna su questo pallone, se lo va a prendere Maggio, c'è Puccio, Puccio, non ci sta, Bando Puccio, 3-5 per dare ancora qualche speranza in questo film. Tutto lascia presagire al... una situazione diametralmente opposta, posto così di Calabrese che lascia sul posto Monica, e si dà il solito gol pazzesco, il 28esimo in stagione per questo nuovo crack della Serie C e chi lo sa, forse anche nella Serie B. Grandissima freddezza di Calabrese, dopo una grande discesa è riuscito a piazzare benissimo il pallone, è vero, dalla Serie C arrivano sempre tanti grandi giocatori, può essere che Calabrese sarà uno di quelli che farà grande strada. Monica, la Barbera, Puccio largo per Maggio, Tramontana ha preso veramente tutto, che poi è stato di Colella che ha lanciato in campo aperto Romeo, la difesa non c'è, Romeo 7-3, anche lui è veramente un simbolo di questa promozione, i TNT sono ormai in vacanza. Eh sì, quello che mi aspettavo all'inizio del primo tempo è accaduto, un'ipotetica sconfitta TNT avrebbe portato tutti in avanti e nessuno in difesa e a quel punto i Coms sarebbero fatti i bagni, l'avevo detto nel primo tempo ed è accaduto. Sì, è un attaccante di sfondamento molto utile per il gioco dei Coms, è stato fondamentale anche Puccio! Oggi. Sul buco di Calabrese, 7-4, solo per la statistica, Paolo Puccio. In maniera molto atipica, diciamo che i portieri sono stati tutti impegnati, i Trapani, ecco che finisce qui il match. È la festa dei Coms United, terzi classificati in questa Serie C, arrivati a questo playoff con i favori del pronostico, rispettati, proprio perché Calabrese è veramente un giocatore meraviglioso in questa squadra. È un grande collettivo, una Serie B meritata, costruita passo dopo passo con 5 giornate su 13 in vetta. Per i TNT sicuramente la speranza di riprovarci nella prossima Serie C con la tecnica di TNT, magari acquistando un centrale che servirebbe come il pane a questa squadra, sicuramente potranno riprovarci nel prossimo campionato. Mentre i Coms in maniera quasi rugbistica esultano giustamente perché meritano alla grande questa promozione. Ok Peppe, grazie per questo tuo contributo. Ma grazie a te Mirko Luparelli, come al solito, maestro di calcio. Grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima.